Il restauro del Policlinico San Domenico diciamo, è nella prima fase di restauro, quindi abbiamo già eseguito la disinfestazione, abbiamo fatto dei saggi di pulitura per verificare lo stato di conservazione. Quello che emerge è che abbiamo una situazione differenziata, molto eterogenea per quanto riguarda la situazione conservativa, perché alcune tavole sono in buono stato di conservazione, altre no. E il problema è sicuramente quello derivante dalla pellicola pittorica che in alcuni parti, in alcuni punti, si distacca. Questo per il motivo, incentrato sulla tecnica che ha utilizzato il lotto appunto nel dipingere. Una tecnica che non ha uno stato di preparazione se non molto sottile, per cui la pellicola pittorica risente delle fibre del legno e quindi del movimento del legno e quindi si creano dei problemi di distacco della pellicola pittorica. L'altro aspetto riguarda fondamentalmente la policromia. Una policromia che appunto nell'otto ha una gamma cromatica veramente incredibile sui tono del blu, che invece in alcune tavole sono state completamente occultate, questa policromia, sia da strati di vernici alterate o diciamo, da restauri precedentemente fatti che non hanno ben appunto, conservato la policromia stessa. Per cui, il lavoro che ci attende è appunto quello di poter conservare, riaderire, fissare la pellicola pittorica e allo stesso tempo restituire l'immagine cromatica della tavolozza del lotto.